Mio marito è morto di mesotelioma e possiamo veramente dire grazie a Casale, perché i genitori lavoravano all'Etica e lui da piccolino andava a portare da mangiare la pintolina, no? La spicetta, come la chiamano qui, al papà. Poi i bambini allora veramente giocavano, mio marito è nato nel 47 e quindi giocavano liberi per le strade, veramente andavano a giocare in posti pericolosi, adesso lo sappiamo che sono pericolosi. Per me è una vittoria che se ne sia cominciato a parlare. È morto mio papà. Mio papà aveva la polvere al 100% e l'hanno riconosciuta al mese di gennaio dell'83 e poi ad aprile, il 4 di aprile, mio papà è morto. Siamo 86. Sì. Lei lavorava per l'Eternit. Faceva il camionista. Camionista di una ditta privata, con tanti camion, che lavorava per l'Eternit, che ha sempre lavorato per l'Eternit. Quanti anni ha lei? 76. Vedo bene che l'oncologo mi ha detto che da 6 mesi a questa parte si è fermato, faccio la chemio, purtroppo. Guardi, ma bisogna ammetterlo, si sapeva, non che non si sapeva, si sapeva. Noi su 14, a questo periodo qui, 11 sono mancati mesotelioma, 11 su 14, non sono pochi, camionisti. E questo signore qua, io penso che senz'altro se dovesse il danno che ha provocato non bastano i 60 stabilimenti. Sono professoressa Lella Gabbiati, insegno il liceo linguistico Balbo di Casale Monferrato. E io ho avuto un cognato che è morto 10 anni fa di mesotelioma all'età di 62 anni senza mai aver lavorato all'Eternit. E un cugino che anche lui 60 anni ma nel pieno vigore della vita, un uomo atletico che di punto in bianco è morto anche lui di mesotelioma solo perché aveva avuto la colpa di essere nato sopra l'Eternit in collina, ma ovviamente i fumi della polvere sale in alto a volte quando viene portata dal vento, e quindi è morto anche lui giovanissimo lasciando qui figli e moglie. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 del Codice della Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchais, Jean-Louis, De Schmidain e Stefano colpevoli di reati loro contestati al capo della rubrica relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999 e colpevoli di reati contestati al capo B della rubrica rispettivamente commessi dal 27 giugno 1966 e dal 18 settembre 1974 in Camagnolo e Casale Monferrato, e unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno, non per